dell'Eliseo con una cosa così importante, con un libro che io ho divorato durante questo weekend e in un luogo come l'Eliseo, che è un luogo che vuole essere non solo un luogo di cultura ma anche di innovazione culturale, mi ha dato lo stesso stimolo che da ragazzino mi diede un libro e poi un secondo libro subito dopo, Lo shock del futuro di Alvin e Heidi Toffler e The Third Wave, la terza onda. E dopo quel libro che ho letto da ragazzino, che mi faceva vedere il futuro, c'è stato un altro uomo, Negroponte, che ci ha fatto sognare e vedere il futuro. E questo libro che parla di politica, di genetica, di robot, di robotizzazione, di macro scenari straordinari, di dove va l'economia, secondo me è un libro assolutamente da leggere e da studiare. Sono contento che sia presentato al Teatro Eliseo. Ringrazio ovviamente il Premier e i presenti per essere con noi e mi metto piacevolmente ad ascoltare questo bellissimo pomeriggio. Grazie. Buonasera a tutti quanti, gli ospiti li conoscete, il libro tutti quanti immagino l'avete letto, mi dico di informarvi già da subito, fondamentale che alla fine della nostra chiacchierata l'autore firmerà degli autografi sul libro. Il libro secondo me è un ottimo libro, ma è importante non soltanto perché l'autore è un grande esperto di tecnologia, ma è un grande esperto di innovazione, e questa è chiaramente una parola chiave. Non solo per capire quale sarà il futuro della democrazia, del business, ma anche della politica, naturalmente, in tutto il mondo. Oggi, non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, c'è una grande sfida tra due movimenti trasversali, tra chi predica l'innovazione e il cambiamento anche a prescindere dai contenuti, e chi cerca di innovare ciò che era vecchio, cercando di trasformarlo in qualcosa di nuovo. Quindi io partirei con l'autore del libro cercando di rispondere a questa domanda. Quali sono sul campo dell'innovazione le sfide che la politica in Europa, in America, in Italia ancora non riesce ad affrontare e a cogliere in maniera compiuta? Ok, allora devo dire all'inizio che mi dispiace di non parlare per la maggior parte in italiano, parlo anche in inglese. Ero studente qui a Roma quando ero giovanissimo, 30 anni fa, ero studente all'Università di Bologna 20 anni fa, ma sbaglio troppo e non voglio fare uno scandalo, né per me o mia amica Hillary Clinton. Quindi, ma voglio dire grazie a tutti voi, grazie al Presidente del Consiglio per questo onore, e per l'opportunità di parlare un po' di questo libro, ma dei temi più grandi. Alla sua domanda, I think that there are places, there are individual cities. Where companies and where governments have figured out innovation. We know that there was an area 30 miles long and 15 miles wide called Silicon Valley that benefited the most from the trillions of dollars that were created in the last wave of innovation. And in this book, what I talk a little bit about are what are the conditions that are necessary for politically, what are the conditions that are needed economically so that prosperity doesn't just run through Silicon Valley, but it can have more geographic spread. Io penso a tutta una serie di città individuali dove governi, dove società hanno fatto innovazione. E poi c'è quest'area che è lunga 30 miglia, larga 50 miglia, a cui ci si riferisce con il nome di Silicon Valley, e nella quale che ha potuto usufruire di miliardi di dollari di investimenti. Quindi nel libro io parlo un po' di quelle che possono essere le condizioni politiche altre per far sì che si possa creare a livello globale una situazione analoga. Presidente, partendo naturalmente dal libro, ma arrivando ad affrontare anche i temi dei nostri giorni, io
In giro per l'Europa soprattutto ci sono due grandi movimenti, come dicevamo prima. C'è un movimento che cerca di interpretare il cambiamento declinandolo con delle rotture, quindi coloro che sono a favore della Brexit, coloro che sono contro il vecchio sistema in Italia, coloro che sono contro il vecchio sistema in Francia, anche in Spagna, forse vedremo domenica prossima. Io le chiedo, ma sono movimenti transitori o sono delle forze definitive che rimarranno a lungo nel mondo della politica, anche in Italia naturalmente, parlo del Movimento 5 Stelle? Io mi ero letto il libro e Cerasa mi fa subito la domanda sulla stretta attualità. Dunque, chi legge il libro di Alec Ross legge un libro straordinario, fatemi dire innanzitutto questo, perché è un libro nel quale si immagina un futuro possibile. Non è detto che tutte le considerazioni, gli scenari che Alec presenta siano quelli che realmente si verificheranno, ma dà un senso al termine della lettura del libro di straordinario fascino verso il domani. In Europa, secondo me, il futuro fa paura. E questo è un problema. Nel libro di Ross, io non vi faccio l'elenco dei capitoli, lo trovate, questo basta leggere il sommario, ma insomma si prova a delineare, a definire una serie di ambiti di possibile grande innovazione che il domani ci riserva. Ma se c'è una cosa che è chiara è che il futuro riserverà nuovi vincenti e nuovi perdenti. Il cambiamento radicale che è in corso è un cambiamento che dividerà anche la politica in modo profondamente diverso rispetto al passato. Non solo la politica, così poi chiudo sulla domanda del direttore Cerasa. Innanzitutto la vita quotidiana. Alec ha più o meno la mia età, o io più o meno la sua età, e racconta alcuni fatti della sua adolescenza che, pur a qualche migliaio di chilometri di distanza, ho vissuto anch'io. Noi siamo andati a scuola e non c'era ancora internet, non abbiamo mai fatto i compiti con Google. Noi sappiamo fare le telefonate da fisso a fisso cercando una persona che ci è cara e avendo il problema di incontrare i genitori. I nostri figli no, hanno il telefonino diretto. Noi eravamo abituati ad essere irrintracciabili nel pomeriggio, si mangiava, si usciva e poi si tornava a casa la sera. Alec dice quando avevamo fame. Oggi siamo tracciati costantemente e questo flusso di informazioni è un elemento che dà sicuramente delle certezze ai genitori, ma è anche un elemento ormai a disposizione delle grandi aziende che vendono i dati e apre nella stagione dei big data una straordinaria e inquietante opportunità. E potremmo continuare con tanti altri elementi, l'intelligenza artificiale, la genomica, tutto ciò che vuol dire la cura di alcune malattie. Negli ultimi due anni le modifiche, le rivoluzioni nel settore della lotta antitumore sono stati dei passi in avanti superiori agli ultimi 10, agli ultimi 15, agli ultimi 20 secondo alcuni. Insomma, il mondo sta cambiando a questa velocità. Ora, e qui vengo alla riflessione politica. Nel libro secondo me ci sono due considerazioni, non si risponde alla domanda sui 5 Stelle e neanche sui movimenti, sulla Brexit nel libro di Alec Ross, ma ci sono due considerazioni che credo possano essere molto valide per noi, perlomeno io do queste mie due letture. La prima, se il mondo che verrà è quello che descrive Alec Ross nei prossimi 20 anni, la mia opinione è che questo mondo sia fatto su misura per l'Italia. A condizione che l'Italia cambi, a condizione che l'Italia diventi più semplice, a condizione che l'Italia concluda un percorso di cambiamento e di riforme di cui troppo spesso abbiamo parlato e che troppo spesso non è stato fatto. Ma se l'Italia finalmente si semplifica, l'idea di coniugare innovazione e umanità, talenti e qualità della vita, longevità e straordinarie opportunità di relazione, fa dell'Italia un luogo, non il luogo, non sarà mai la Silicon Valley e nessuno sarà mai la Silicon Valley, ma un luogo molto interessante per il mondo di domani. La prima considerazione dunque riguarda l'Italia. La seconda per me riguarda la divisione tradizionale. Il mondo sarà diviso a livello politico tra chi scommette sull'apertura e chi scommette sulla chiusura. Mi pare che sia il quinto o il sesto capitolo in cui si parla anche proprio di alcuni
paesi che ragionano sulla chiusura, sull'apertura. E allora in questo senso, e vengo alla domanda più politica, io penso, questa è la mia opinione, che ciò che sta avvenendo a livello internazionale, dalle primarie tra Hillary Clinton, con la quale Alec ha collaborato e collabora da tempo, e Donald Trump, ma anche la discussione Brexit o non Brexit, per non parlare di attualità italiana o di altri paesi europei, divide ormai due mondi. Un mondo che pensa che con mille problemi, con nuovi perdenti, con nuove difficoltà, però il futuro è un luogo straordinario nel quale andare a testa alta con coraggio e con curiosità. È chiaro che se tu vai a scoprire, a mappare il codice genetico, ci saranno delle problematiche nuove, ma anche delle potenzialità enormi per la medicina, per l'organizzazione statale. È chiaro che se saremo 10 miliardi di persone, il tema dell'agricoltura, lui la chiama agricoltura di precisione, è un grande tema che per esempio un paese come l'Italia può affrontare in modo innovativo, ma l'alternativa è quelli che dicono che il futuro è un luogo dal quale proteggersi. È il futuro dei muri. Se dovessi sintetizzare, il futuro delle piazze contro il futuro dei muri. Quindi penso che ci sarà sempre un movimento o più movimenti che interpreteranno questo sentimento della paura. Non so se questo riguarda oggi l'Italia o la lettura del voto delle amministrative, domanda Alec che Claudio mi stava facendo, cioè lui si preoccupava più delle questioni amministrative. Dal punto di vista della profondità io ti rispondo, direttore, dicendo che secondo me il futuro sarà diviso sempre di più tra chi scommette sull'apertura, la curiosità, l'innovazione e l'idea di domani come possibilità positiva, con tutti i problemi che ha. Perché questo mondo ci dice che la classe media è un bivio pazzesco. Questo libro ci dice che la classe media, ci saranno nuovi sconfitti, persone che vedranno portarsi via il posto di lavoro. E però contemporaneamente bisogna dare il senso di una possibilità e di un'opportunità e di una speranza. E da questo punto di vista trovo che la divisione del futuro sarà questa. In Europa dovrebbe essere in teoria populisti contro partiti tradizionali, in teoria. Ma poi non è così, perché c'ha i populisti di destra e quelli di sinistra. Perché Podemos non sono la destra olandese, perché Alternative for Deutschland non è Farage, e quindi che la Le Pen non è la stessa cosa di partiti di estrazione maggiormente di sinistra. Però tutti questi sono legati dal fatto che hanno paura del domani e considerano il domani come una potenziale minaccia. Che è, perché è vero, ma il domani è soprattutto una potenziale opportunità. Su questa distinzione trovo che la classe politica sia ancora molto, molto, molto restia ad accettare la sfida del cambiamento. Ma chi legge il libro trova delle riflessioni fantastiche, fantastiche. Leggete il capitolo sui robot, la differenza tra la visione europea o quella americana e quella coreana o giapponese sui robot, sul welfare per le badanti o sull'educazione, e trovate un mondo che tra 10 anni è già qui. È già qui, c'è. Dobbiamo farci i conti. Siamo alla vigilia di uno straordinario cambiamento, l'ennesimo. Un grande del teatro e non solo della letteratura diceva che siamo in una fase di transizione come sempre. Era Ennio Flaiano. Però io credo che da questo punto di vista il libro di Alec Ross è per me, per il momento di quelli che ho letto, il libro più interessante, perché è quello che descrive con maggiore chiarezza e anche con maggiore spirito politico, anche vista la sua esperienza, ciò che potrà accadere. E ripeto, per me il mondo di domani è fatto apposta per l'Italia, se l'Italia non ha paura. E questa è una bella domanda, eh? Vuoi fare una domanda? No, era una bella riflessione. Caro Cerasa, no? C'è un aspetto che mi ha molto colpito del libro e che riguarda un po' delle grandi storie di innovazione che si sono sviluppate nella Silicon Valley o in altre realtà. Nel libro tu racconti che nel 2007 racconti di nuovo la storia di Airbnb, della sfida clamorosa che nel giro di pochi anni dei ragazzi che cercavano di trovare delle case in affitto poi hanno formato un'azienda, hanno creato un'azienda che oggi vale più di qualsiasi grande catena alberghiera del mondo. La domanda è duplice, naturalmente è anche un po' politica. Nel mondo del business la sfida, la sfida dell'innovazione ha portato a una grande competizione, cioè le vecchie società, le vecchie aziende sono state costrette a innovare se stesse per non morire.
E nel mondo della politica questo invece accade forse con più difficoltà. E mi viene in mente un esempio. Se, pensando all'Italia, ma pensando anche all'America, dato che tu sei stato consulente di sia di Obama che di Clinton, tra Trump e Clinton, Renzi, Grillo, noto argomento centrale nel libro, Cameron, no? Corbyn o Farage, chi è Uber e chi è il taxi? Ti faccio questa domanda. Sì, allora. No. E chi è l'autista? Chi è il guidatore senza autista? Questo è, cioè, chi è taxi, Uber, ma c'è anche la macchina senza autista. Un grande conduttore. I wouldn't use that analogy to describe any of those people necessarily. What I would say is who's the leader that's going to drive the country forward, and who's the driver that's going to drive the country off the road and into a tree. And of the list that you gave me, I'll tell you, I think three of those leaders will drive their countries forward. Hillary Clinton, David Cameron, and Matteo Renzi. And I think three of those leaders would drive their countries into a tree. Donald Trump, the leaders of Cinque Stelle, and Jeremy Corbyn. So that's the analogy that I would use. I'll let her respond. I have something else to say, but I'm going to let her respond. Io non userei questa analogia per descrivere queste persone. Qualora comunque dovessi dire di parlare di un leader, potrei parlare di un leader che è in grado di fare una proiezione verso il futuro e quindi di guidare verso il futuro, e invece colui che invece porta guidando va a finire fuori strada e va a sbattere contro un albero. Allora, se io devo parlare di tre leader che guidano verso il futuro, allora parlerei di Clinton, Cameron e Matteo Renzi. Mentre se dovessi parlare di quelli che vanno fuori strada a sbattere contro l'albero, parlerei di Trump, il Movimento 5 Stelle e Jeremy Corbyn. And one thing that I would add to this is, as the book describes, I put myself through university working as a midnight janitor. You know, after concerts, I would push a mop and clean up the vomit after country music concerts in the United States. I come from coal mining country in the United States. There's no royal blood in this body. And then when I began work, I taught in Baltimore. Having grown up in rural poverty, I then taught in urban poverty. So this book is well balanced. I have a chip on both shoulders. Nobody understands the need for inclusive growth and reform. Nobody's more passionate about it than I am. But I think that the approach taken by political interests that don't want reform, they just want to burn the house down, is not going to do anybody any favors. And so I do think that there are leaders who are reform-oriented, but they can work within a system and try to fix the system. And those who just want to destroy the system, I think they won't rebuild the system, they'll just destroy what good governance there is in their country. Vorrei anche aggiungere quanto segue. Nel libro io parlo della mia esperienza durante i miei studi universitari, come addetto a una ditta di pulizie che andava a pulire, letteralmente a spazzare per terra dopo i concerti musicali. E io provengo da una zona in cui c'erano l'estrazione di carbone, e devo dire che in questo mio sangue non scorre sangue reale. E poi dopo, quando ho iniziato a lavorare, sono passato all'attività di insegnamento a Baltimora, quindi passai da una, diciamo, povertà rurale a una povertà urbana, però devo dire che sicuramente io sono sempre stato un fortissimo fautore di due punti, ovvero una crescita inclusiva e le riforme. E io devo dire che coloro che non sono a favore delle riforme,
forme che vogliono, diciamo, simbolicamente bruciare e ridurre in cenere la casa, non fanno un favore a nessuno, mentre invece i leader che sono i leader che sono orientati verso la riforma, che vogliono risolvere il sistema, e non sono i leader invece che vogliono distruggere tutto, che non vogliono quindi fare good governance. Si parlava prima di robot, che poi è uno dei temi centrali di questo libro. Se ne parla spesso quando si discute di robot con un occhio sognante, immaginando una grande nuova società che potrà produrre miracoli, ma la presenza di una piccola o grande rivoluzione industriale come potrebbe essere quella dei robot produce anche delle conseguenze che possono essere inaspettate. Vi leggo un piccolo passaggio del libro. La prossima generazione di robot sarà prodotta in massa a costi che li renderanno sempre più competitivi, anche rispetto ai lavoratori più sottopagati. Influiranno drasticamente sui modelli di occupazione, ma anche su ampie tendenze economiche, politiche e sociali. È evidente a tutti che, al di là dei progressi che possa fare un qualsiasi paese, una rivoluzione di questo tipo crea un problema nell'immediato anche rispetto all'occupazione. È la sfida non soltanto del governo italiano, ma anche di tutti quanti, quelli europei, anche quelli americani, e come riuscire ad affrontare questo passaggio storico. Qui siamo vicini a una, chiamiamola così, quarta rivoluzione industriale, ma nell'immediato c'è difficoltà a creare nuovi posti di lavoro. Io faccio una domanda culturale e una poi più politica, per dare un titolo ai giornalisti. Come intende lei declinare quella che state cercando di fare, che potrebbe essere definita come quarta rivoluzione industriale, che non dipende da voi naturalmente, ma dipende dagli imprenditori? Quindi quali possono essere nell'immediato alcuni strumenti che potete offrire alle imprese? E poi le chiedo se da qui alla fine della legislatura lei ha un sogno o un obiettivo, diciamo così, in termini di dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, un obiettivo minimo da raggiungere per poter essere così anche credibili nell'azione di riforma. Io sto cercando di finire la nostra presentazione del libro senza dare un titolo ai giornalisti. È una grande impresa che alla quale mi sforzo di riuscire a dare un seguito, ma vediamo se ci riesco. Prima domanda, parte più culturale. Suggerisco di leggere le pagine da 120 a 125, me l'ero segnata, non sono ancora a questo livello che vado a memoria, ma me l'ero segnata e sono andato a riverificarle, sono quelle, tutta la parte di che cosa significa, non è solo quella, ma una parte in cui il ceto medio è da un lato la grande vittima di questo processo di cambiamento, e però ha delle opportunità. Il fondatore di Airbnb, Brian Chesky, nel 2007 era disoccupato a San Francisco. Sì. È una storia che racconta. Brian nel 2007 non sapeva come fare ad arrivare alla fine del mese e quindi affitta insieme al suo coinquilino un pezzo di stanza, mettiamola così. Oggi non c'è nessuna società al mondo che gestisce le camere che gestiscono loro. Però questo crea contemporaneamente una serie di difficoltà e una serie di opportunità. Opportunità perché in tutto il mondo, lo dice molto bene Alec, ci sono persone che si inventano parzialmente imprenditori, piccoli imprenditori. Nel racconto, prendo questo esempio perché tu hai fatto l'esempio giustamente di come la trasformazione tecnologica apre nuovi scenari. Nel racconto che fa Alec per i 5.600 cittadini tedeschi, così non parliamo d'Italia, che mettono a disposizione un locale a Berlino, il 48% delle entrate di questi cittadini che mettono a disposizione un locale, che quindi entrano a far parte del network dell'affitto, il 48% di questi, la metà, utilizza questa fonte di introito per pagarsi le spese essenziali. Cioè il ceto medio è anche dall'altra parte, è quello che arriva alla fine del mese meglio grazie a un'operazione di questo genere. Naturalmente il ragionamento è molto complicato, c'è un'immagine, la dico qui a Roma, molto bella e molto triste se volete, che è quella della Silicon Valley come luogo bellissimo, fantastico, capace di attrarre sempre e comunque, ma che viene percepita come
l'antica Roma, da tutto l'impero bisognava spedire il tributo a Cesare e dare a Cesare quello che era di Cesare. Allo stesso modo, il fatto che queste grandi aziende siano nate, cresciute e sviluppate nella Silicon Valley trasforma la Santa Clara County in una sorta di nuova Roma a cui ciascuno paga il tributo. Poi Alec dice anche sì, però questi poi vanno in borsa e andando in borsa sono i fondi pensione di tutto il mondo che acquistando su quel titolo recuperano qualcosa. Sì. Però nel frattempo magari il tassista o l'albergatore perde il posto di lavoro. Allora, il ragionamento che viene fatto, non voglio tirarla troppo per le lunghe, è che il mondo cambia. 10 anni fa non c'era l'iPhone. I telefonini erano Nokia e Motorola. Sono tutte e due aziende quasi fallite, o comunque il business di cui si occupavano è fallito. 20 anni fa internet era appena partito, non c'era Google. C'era Yahoo, ma non c'era Google nel 1996. E se continuiamo a spostare il compasso, ci rendiamo conto che le trasformazioni di questi anni sono strepitose. Ora, non serve aver paura di queste trasformazioni, anche se la paura è il sentimento più umano e più logico. La conclusione del libro di Ross è del lavoro, perché lui parte raccontando l'esperienza che poi vi ha ricordato, il lavoro umile che fa all'inizio per pagarsi gli studi. Poi dice c'è un lavoro, è la parte della conclusione, e dice c'è un lavoro che è il lavoro più importante, del lavoro, si fa per dire lavoro, che è quello di genitore, il lavoro più importante che potrai mai avere, perché anche lui si fa delle domande sul futuro dei propri figli, quello che ci facciamo ciascuno di noi. Quindi il sentimento della paura è per molti aspetti comprensibile, ma quello che secondo me è importante che questo libro ci insegni è anche l'idea dell'opportunità. Sì. Quello che parte da zero, che era disoccupato, oggi è capo di una realtà multimilionaria. Allora, e poi vengo alla domanda più italiana, qui c'è un punto da fare, da dire, è che se vuoi, direttore, segna anche una profonda differenza sull'attualità, per esempio su alcune proposte politiche che vengono dalla sinistra radicale o dal 5 Stelle, e cioè che per me in questo mondo bisogna dare a tutti un'opportunità, non si può dare a tutti una certezza, la certezza di non lasciare indietro nessuno, di farsi carico degli ultimi, certo. Ma non è che tu puoi dire do il reddito di lavoro, il reddito di cittadinanza a tutti per il fatto stesso di essere cittadino e chi si è visto si è visto. Cioè non è che nella società che stiamo vedendo i problemi si risolvono dando a tutti una garanzia. Occorre dare a tutti un'opportunità ed avere una rete di protezione per chi non ce la fa. Ma io devo dirti provaci, mettiti in gioco. Perché se Brian Chesky diventa il capo di un'azienda perché ci prova, è perché ha dentro il suo DNA la voglia di provarci, di mettersi in gioco, quella cosa che ha fatto grande l'Italia. Allora l'idea che hanno alcuni dei nostri colleghi politici di poter immaginare che il futuro sia fatto soltanto di tranquillità, io do a tutti il reddito di cittadinanza, tutti tranquilli, non c'è bisogno di faticare, non c'è bisogno di mettersi in gioco, non c'è bisogno di mettersi a lavorare, è un ragionamento secondo me sbagliato. Io devo dare a tutti un'opportunità. Poi, se non ce la fai, devo darti una mano. Vengo alla considerazione più politica italiana. Che cosa abbiamo fatto noi in questi 2 anni? Noi abbiamo fatto molte riforme, le riforme istituzionali, quelle Alec che da anni l'Italia attendeva, e che sono importanti per rimettere in moto il Paese. Non per indicare la visione. Cerco di essere chiaro. Se tu superi il bicameralismo paritario e finalmente dai stabilità al governo, riducendo il numero dei parlamentari, non dai una visione dell'Italia. Semplifichi il sistema, lo rendi semplice, rendi la macchina funzionante, poi decidere dove devi andare dipende dalla lettura di libri come questo, dalla strategia su libri come questi. Dov'è che deve andare l'Italia? Per me deve andare in una realtà in cui si scommette sul capitale umano, in cui si investe dagli asili nido alle università su un livello di attrazione educativo, scolastico, universitario e di ricerca più efficiente, più forte, più bello di quello di oggi. Se, come dice Alec, nelle università americane si fa a gomitate per entrare, è segno
che di lì si ha l'impressione di poter provare a fare qualcosa in più. Io non credo che il sistema scolastico nostro non funzioni, tutt'altro. La qualità dei nostri insegnamenti è molto alta, ma se nelle nostre università non si fa a sgomitate, come dice Alec Ross di altre università, è segno che dobbiamo essere noi in prima linea ad attrarre i cervelli migliori, i talenti migliori, e dobbiamo essere capaci contemporaneamente di offrire innovazione, di offrire aree che non siano la Silicon Valley. Nel testo si scrive chiaramente che tutti cercano di copiare la Silicon Valley, ma non ci sarà mai un'altra Silicon Valley. Ci sono nella storia dell'umanità dei momenti in cui a un certo punto accade qualcosa in un determinato luogo. È accaduto nella Silicon Valley della rivoluzione post-industriale tecnologica, è accaduto a Roma, è accaduto a Firenze con il Rinascimento. Ci sono dei momenti in cui in un arco di tempo ristretto accadono delle cose nello stesso luogo che sono impressionanti. È la bellezza della storia dell'uomo. Non potrai mai copiare la Silicon Valley, però potrai creare degli ecosistemi in cui, se metti insieme un'università che funziona, se metti insieme i cervelli migliori, se metti insieme le aziende che hanno voglia di provarci, e se dici questo è un luogo nel quale si sta bene, dove ci metti cultura, realtà di investimento sul futuro, da un teatro fino all'opportunità di avere degli spazi di coworking, se fai questo ci sono dei luoghi che andranno meglio. L'Italia deve fare sta roba qua. Allora, bene il Jobs Act, bene la riforma della pubblica amministrazione, si licenzia chi timbra e se ne va, si semplifica la conferenza dei servizi, si tira giù la tassa sulla casa, si elisi, abbassa le tasse per chi assume, si fa la legge elettorale, si fanno le riforme costituzionali. Tutto questo è fondamentale per semplificare il paese. Ma per dargli la direzione dei prossimi 20 anni, dobbiamo capire dove la posizioniamo. L'Italia nello scacchiere sul profilo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Noi non vogliamo i robot che facciano le badanti, non è questo il nostro obiettivo, ma l'intelligenza artificiale e più in generale la manifattura 4.0 rivoluziona le fabbriche. Posso provocare? E se fosse Amazon a salvare le botteghe artigianali tipiche? Cioè, se fosse Amazon a dare agli artigiani italiani la possibilità di avere una piattaforma globale? È una provocazione, vedo mio amico Feltrinelli che dice, beh, Amazon, insomma, anche meno. Però è una provocazione che dà un... Metteteci, ci sono delle pagine molto belle sul tema della fiducia negli scambi imprenditoriali. Cioè sul fatto che la nuova economia, paradossalmente, la sharing economy, l'economia della condivisione, ha bisogno di avere fiducia gli uni negli altri. Allora, e finisco. Io non ho un obiettivo numerico per la disoccupazione in Italia. Dico che nei primi 2 anni siamo passati ad avere più 455.000 posti di lavoro. Dunque il Jobs Act, con tutti i suoi limiti, funziona. Perché non è una legge, come hanno detto alcuni, per licenziare, è una legge che dà la possibilità di assumere. E chi non ha l'onestà intellettuale di riconoscerlo, è un problema suo, non mio. Questa è la verità, è un dato di fatto, cioè i numeri stanno lì, punto. Però io per primo dico che questo non basta a compensare l'ansia, la paura che hanno tante donne e uomini che dicono e domani che mi succede? Domani che succede ai miei figli? Perché con il Jobs Act ci sono 455.000 persone che hanno un posto di lavoro a tempo indeterminato che prima non avevano. E non è un caso che ci sia più 100% di mutui. No? Ma prima o poi ci vorremmo anche porre il vero problema dell'Europa, che è la mancanza di crescita demografica. E qui non c'è il robot che tenga, Figliolo, o lo fai te o non è che te lo fa il robot. Se ti dicono che è il robot, hai un problema. Non ci credere. Però la grande questione, secondo me, politica, è che una volta che hai ottenuto dei risultati veri, reali, devi dare una visione per i prossimi anni e per i prossimi decenni. Quello che secondo me in questo momento noi stiamo cercando di fare. Chiudo, sono stato lungo. Alec, noi stiamo tentando di porre un elemento in più rispetto alle considerazioni che tu fai nel libro e che per me possono essere lo specifico dell'Italia. Noi abbiamo messo per legge, in legge, una legge che dice che per ogni centesimo, per ogni euro che mettiamo in sicurezza, l'Italia deve mettere un euro in cultura. È una cosa che può sembrare banale, però per me è la legge più importante che io ho fatto. Persino più della legge elettorale o della
Jobs Act. Che cosa dice questa legge? Dice che nel mondo che ci aspetta domani, la nostra identità, che è parola per me positiva, non negativa, si forma, certo prendendosi carico delle preoccupazioni del cittadino medio. Perché non è che puoi dire c'è un problema di insicurezza, fai l'abbonamento all'Eliseo, il contratto Barbareschi, ma non risolvi il problema. C'ho un problema di insicurezza, devo metterti l'illuminazione giusta, devo avere la polizia, devo avere la logica della riorganizzazione del tuo quartiere e devo, quando becco uno, tenerlo dentro e non lasciarlo fuori. Quindi devo far questo. Ma contemporaneamente, secondo me, l'Italia, oltre alle cose che tu scrivi, ha un elemento in più. Può essere una delle forze gentili, delle forze capaci di dare all'Europa un senso più profondo della vocazione che l'Europa dovrebbe avere. Cioè non essere soltanto capace di rincorrere la burocrazia, ma essere capace di dire che per ogni centesimo investito in sicurezza ci vuole un centesimo in cultura. Questo per me è una delle caratteristiche che, insieme alle cose che ha scritto Ross nel libro, dovranno caratterizzare l'Italia dei prossimi 20 anni. In questa chiacchierata... E non ho dato il titolo. Niente titolo, sono disperato. In questa chiacchierata e anche nel libro c'è una parola insieme con l'innovazione che ritorna spesso, che è quella dell'opportunità. E il Presidente del Consiglio ha spiegato quello che ha fatto in questi anni e quello che vorrà fare nei prossimi, però non posso non chiederti dal tuo punto di vista, anche dal tuo punto di osservazione, osservando l'Italia, quali sono gli elementi di opportunità nuova? Cerco di essere ancora più chiaro. E che cos'è che l'Italia in questi anni ha migliorato nel dare opportunità anche a imprenditori stranieri, anche magari a imprenditori americani, e che cosa invece ancora manca? Non credo di essere tecnico, perché poi è anche un problema di percezione, come si diceva prima, e di fiducia. Ci saranno delle cose che magari dal tuo punto di vista hanno migliorato la fiducia e delle cose che invece ancora mancano per far sì che ci sia una consapevolezza delle opportunità che ci sono in Italia. Sì, devo parlare dall'inizio dell'issue del talento. Il Presidente del Consiglio ha parlato di Brian Chesky, il fondatore di Airbnb. Non è che gli americani da California con 27 anni sono più intelligenti degli italiani. Non è vero. Quindi questa domanda dell'opportunità non comincia con una domanda di talento. Il talento è uguale. È uguale. Ma la differenza più profonda è uno di, come si dice, state of mind? Stato mentale. Stato mentale. Parlo in inglese. Questi ragazzi in California, quando vedono un problema, quando dicono non mi piacciono i taxi, oh, io creo qualcos'altro con il mio smartphone, oh, you know, non posso pagare il rent, ah, ma ho un piccolo letto, lo mettiamo sull'internet. Vedono problemi e creano un business. Questo è che facciamo. Io ero un imprenditore quando avevo 28 anni, non avevo 2 euro. If I had known then what I know now, I would never have started the business, because I would have known all the reasons it was a stupid idea that was bound to fail. Devo dire che se avessi saputo allora quello che so oggi, non avrei mai avviato questo business, perché avrei saputo che era destinata a fallire. But because I thought I couldn't fail, because nobody told me what a stupid idea it was, I built a global business. And Barack Obama then asked me to run technology and media policy for his presidential campaign, which worked out pretty well. Beh,
Poi però, poiché in effetti appunto non lo sapevo, nessuno mi ha detto che poteva fallire, io a questo punto sono andato avanti, ho elaborato questa politica di portata globale e poi Obama mi ha assunto per la sua campagna elettorale. Se c'è una differenza tra state of mind americano e state of mind italiano, è l'ottimismo contro il pessimismo. E se posso cambiare una cosa del mio secondo paese, dico che ho un'anima italiana, dai origini abruzzesi da 100 anni fa, ma se potevo cambiare una cosa è il pessimismo, perché se a 28 anni e pensa, oh ma io non posso cambiare niente, oh, io non posso creare questo, dove è il governo, dove sono i soldi, ma... This is what holds Italy back. Questo è ciò che in effetti immobilizza l'Italia. It's not talent. I know most of these. I know all of these Silicon Valley billionaires, and a lot of them are my friends. Some of them are brilliant geniuses. Some of them are not. But they all believed that they could change the world, and so they did. And so if there was one thing that I could say undiplomatically that I would love to change about some of Italy is to get people to think about the changes that they should try to make instead of identifying all the reasons why things won't change. So I say that with love. But if there is one thing that flows from the comments that Matteo Renzi made, this is one observation I would make from the outside. E quindi non è quindi, dicevo, il talento. Io conosco praticamente tutti i miliardari della Silicon Valley e sono tutti miei amici. Alcuni sono veramente geniali, altri no. Però quello che li caratterizza tutti quanti è che tutti pensavano che potevano cambiare qualcosa del mondo e lo hanno fatto. Quindi, se mi permettete di parlare in modo forse un po' poco diplomatico, io credo che, parlando di questo paese che amo molto, io quello che auspico per gli italiani è che possano cominciare a pensare di poter provare a cambiare le cose, piuttosto che dire ma tanto qui non cambierà nulla. Quindi questo è un commento che io mi permetto di fare avendo ascoltato Matteo Renzi e parlando dall'esterno. Farei una domanda a entrambi, però partirei ancora da Ross, visto che il Presidente è stato un po' lungo prima. C'è un punto centrale che si lega con tutte le cose che abbiamo detto, ma che riguarda in particolare la politica. Nel libro c'è scritto chiaramente che per poter cercare di declinare il cambiamento bisogna che ci sia qualcuno che guidi, ma anche qualcuno che capisca quali sono le trasformazioni della società. Questo in politica è un concetto un po' al limite, perché oggi di fronte a delle forti spinte al cambiamento che arrivano dalle forze antisistema c'è un grande rischio, che è quello non di guidare i propri follower, ma di farsi guidare da loro. Come si riconosce un leader che si fa guidare dai follower invece che guidarli? Questa è una domanda importante. Tento di rispondere. What I would say is we've gone from a world of information scarcity to information abundance. Right now in this audience, 20 of you are live streaming this on Facebook. And 50 years ago, it would have been possible for a leader to have a cult of personality that was impenetrable to the public. Today you can only do that if you're an autocrat and you break down the press in your world. So all of today's leaders live in a world of more transparency, of more journalism, of more reporting, of more commentary from citizens. And in the face of this, what happens is you do have to surrender the role of just driving change as a singular leader, and rather
becoming the leader of a movement. It goes from me to we. I will say that I think it's never been harder to be a leader, because you are, it's 24 hours a day, 7 days a week, as opposed to 5 days a week with three or four newspapers that matter, two TV stations that matter. I think being a leader today is much more difficult than ever before. And so I think it's going to be interesting, and maybe 5 or 6 years from now I'll write a book on leadership after I have the benefit of some observation of some of what the key characteristics are in this space. But it's a very tricky time to be a government leader right now. Direi che oggi noi viviamo in un mondo dove siamo passati da quella che era una scarsità di informazioni a una abbondanza delle informazioni. Oggi, mentre sto qui e sto parlando, una ventina di voi sicuramente in live streaming starà trasmettendo questo su Facebook. Mentre 50 anni fa i leader potevano essere dei leader con una fortissima, spiccata personalità ed erano impenetrabili. Oggi questi noi li potremmo definire degli autocrati. Quando noi parliamo dei leader di oggi, parliamo di leader che devono essere più trasparenti, che devono essere interattivi con i cittadini. Quindi devi parlare non tanto di un leader che guida il cambiamento come leader individuale, ma come leader di un movimento. Si può dire che siamo passati dal io al noi, e quindi possiamo dire che oggi i leader sono leader che lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Molto più difficile essere leader oggi rispetto al passato, in cui si poteva lavorare invece 5 giorni alla settimana con 2 stazioni televisive e 2 testate di giornali principali. Quindi oggi è molto più sfidante. Forse potrei dire che fra 5 o 6 anni potrei forse scrivere un libro su cosa è la leadership dopo averne identificato le caratteristiche salienti. Però, ripeto, oggi essere leader è un compito molto sfidante. Giro la stessa domanda al Presidente, però aggiungendo un particolare, anzi due in più, nessun titolo, però è un tema che secondo me è interessante. Intanto le chiedo, è giusto oppure no che i sondaggi o anche delle elezioni, che possono essere appunto anche come quelle amministrative, adesso non è perché sono successe 2 giorni fa, però è un tema interessante lo stesso, e facciano cambiare qualcosa a chi governa? Glielo chiedo perché, tornando alla metafora taxi e Uber, se vogliamo, oggi è un dato di fatto che chiunque governi in tutto il mondo, a un certo punto, a metà del percorso, non sempre quello che ha fatto magari può essere capito, e quindi per ottenere dei risultati occorre che passi un po' di tempo. Io le chiedo, è giusto farsi influenzare A, dai sondaggi, B, da elezioni di medio termine, o comunque amministrative, nell'azione di governo? E poi le chiedo un'altra cosa. Lei che leader è? Se dovesse definire la sua leadership, what kind of leader? Perché prima è una domanda che ha trovato su, cioè no, Ross parlava di leadership, parlavamo di guida, parlavamo di follower. Io chiederei, visto che tutti quanti si esercitano sempre sulla leadership di Renzi dia una definizione della sua leadership. Allora, andiamo con ordine. Prima considerazione, sottoscrivo e quoto totalmente, senza perdere una parola in più, la domanda di prima e la risposta di prima di Alec alla domanda di Claudio Cerasa. Questa differenza tra essere, lui ha detto ottimisti e pessimisti, tra l'altro parla in un perfetto italiano, quindi si diverte a parlare in inglese. Ora, per far pari, io farò una risposta in inglese e voglio vedere la vostra reazione. Dai. Così avete il titolo finalmente. Ma è quello sbagliato, perché ma la considerazione che Alec ha fatto è straordinaria sul vedo un problema, cerco di risolverlo, non mi lamento del sistema, non mi lamento che c'è il complotto, non mi lamento che ci hanno tutti con me, ci provo. Questo impone in Italia accettare la cultura del fallimento, che noi non accettiamo. Noi fino a 20 anni fa chi falliva non poteva votare, cioè perdeva i diritti civili, era una sorta di pari, era escluso dalla comunità. Negli Stati Uniti, se uno fallisce, probabilmente trova un venture capital che ci investe più volentieri, perché avendo fatto un errore, quindi avendo fatto esperienza dell'errore, funziona meglio.
Per noi il fallimento è una ferita, per gli americani è una cicatrice. E la cicatrice ti ricorda che cosa bisogna non fare, ma poi si riparte. Per noi siamo sempre lì a disinfettarsi. Io la sintetizzo con un'espressione, per me la differenza è che gli americani dicono wow, gli italiani dicono ma. Sono tre lettere, ma sono tre lettere profondamente diverse. E Alec, che ha sangue italiano nelle vene, appartiene però a una storia di italiani che di fronte alla difficoltà cercarono di darsi da fare, qualcuno emigrando purtroppo, ma cercarono di mettersi in moto e hanno fatto di questo paese la sesta potenza industriale del mondo. E noi dobbiamo smettere, quelli che sono rimasti naturalmente, quelli che sono andati all'estero, hanno fatto comunque grandi cose anche all'estero, noi dobbiamo smettere di pensare che il futuro sia soltanto una cosa di cui aver paura. Vengo alle domande velocissime. Noi siamo circondati da dati, però nell'era dei big data nessun americano, neanche Alec probabilmente, avrebbe immaginato nel settembre, diciamo nell'agosto del 2015, pur avendo tutte le informazioni, i numeri, i dati, le statistiche, i sondaggi, che Donald Trump avrebbe vinto le elezioni primarie repubblicane. No. Nessuno. Cioè magari qualcuno sì, forse Donald Trump e qualcuno dei suoi. Ma la stragrande maggioranza dei commentatori con cui parlavamo ci dicevano ok, adesso esce Jeb Bush, e poi Bush no, adesso esce Rubio. Attenti che potrebbe farcela Ted Cruz. Qualcuno ora arriva a Kasich, qualcun altro diceva i nomi più stravaganti, ma tutti erano convinti, sempre meno, che Donald Trump non ce l'avrebbe fatta. Allora, anche nell'era dei big data, che sono fondamentali e che c'è un passaggio molto interessante nel libro in cui si spiega come i big data non servono più soltanto a customizzare il cliente, ma servono a una strategia interessantissima. Lui non vi racconta, per modestia, il lavoro straordinario che ha fatto al segretariato di Stato e anche quello fatto nella campagna di Obama, che è stata forse la prima campagna che ha giocato con i big data in modo strepitoso. Ma quello che vorrei dire è che nessuno avrebbe mai immaginato nell'epoca dei big data comunque che Donald Trump avrebbe vinto le primarie repubblicane. Dunque il mondo ha una componente di imprevedibile. Un grande poeta italiano, Eugenio Montale diceva, Alec, un imprevisto è la sola speranza. E poi aggiungeva, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. È un libro, è una poesia bellissima, si chiama Prima del viaggio. Io trovo che un politico abbia tutti i giorni numerosi dati sul proprio tavolo. E che sia ovvio che debba fare i conti con il consenso. Quando John Kennedy convoca Martin Luther King alla Casa Bianca e gli dice io non posso portare la legge sui diritti civili contro, diciamo, a favore dei cittadini neri, perché oggi se la porto mi pare che avesse il 38 o il 39% di possibilità di farcela, contro il 61%, perché aveva uno score di bocciature che era troppo alto. Bisogna saper scegliere il momento, e vale per tante altre vicende. Io sono uno estimatore straordinario dell'amministrazione Obama, ritengo Barack Obama uno straordinario presidente. Su una delle sue battaglie più forti, quella contro il possesso delle armi, ancora oggi il presidente Obama fa i conti con una opposizione molto forte dentro il Congresso, con i lobbisti e non soltanto con i lobbisti. Dunque, sempre tu devi mediare e capire. Oggi c'è un elemento di novità. La gente ha informazioni maggiori di prima. Quando parlavamo del 96, quando Alec e io andavamo all'università, in due università diverse, in due paesi diversi, però allora presidente era Bill Clinton, che sicuramente entrambi adoriamo e che molti di voi amano alla follia, Bill Clinton aveva accesso a meno informazioni di quelle a cui oggi ha accesso un ragazzino nel cuore dell'Africa con un telefonino. Teoricamente aveva accesso a un numero, poi naturalmente è presidente degli Stati Uniti e quindi poteva, ma dal punto di vista teorico un ragazzino oggi con un telefonino ha accesso, in teoria, a una incredibile massa di informazioni.
saperle decifrare è il grande compito dell'educazione, della formazione politica, della qualità della persona. Noi siamo passati in Africa dal 2%, lo scrive Alec nel libro, dal 3% di popolazione con telefonino nel 2002 all'81% nel 2016. Impressionante. Ci sono oggi 6 miliardi di telefonini. Ci sono più telefonini che bagni, che c'è, lo scrive molto bene lui, c'è più accesso a un telefonino che ai servizi igienici in alcuni paesi, in alcune parti del mondo. Allora, un politico deve mediare, deve capire, deve scegliere il momento buono. È chiaro che oggi tu hai sondaggi che definiscono una parte delle informazioni che hai. Hai anche altri elementi, per esempio i social network non sono attendibili come unico riferimento. I social network sono in politica spesso infestati da fakes, trolls, che sono parte di strategie politiche. Cioè da noi, penso sia così non soltanto da noi, c'è proprio una strategia di creare finti profili che rilanciano dei messaggi o dei siti civetta e che lasciano pensare che quella informazione, siccome è virale, diventa vera. Non è così. Non è che ciò che è virale è vero. Avere l'intelligenza di saper decifrare e descrivere è molto importante, però contemporaneamente abbiamo sempre più persone che si informano attraverso la rete ed è un fatto positivo. Abbiamo la possibilità di avere dei focus mirati, dei target mirati. Dunque, anche su questo è in atto un grandissimo cambiamento, straordinario, affascinante. Io penso però che tutta la grande discussione che abbiamo fatto porti al punto finale, cioè che in questo mondo così complicato, se volete, la chiave di lettura deve essere il capitale umano, l'intelligenza e il talento, che è forma mentis, stato mentale, come diceva Alec, è forma mentis, è desiderio di volere il futuro. Chi legge questo libro e non esce dal libro con la voglia di fare qualcosa di bello, vuol dire che pensa che il futuro sia soltanto una minaccia e una paura. E per me non è così. Quindi c'è un fatto mentale di atteggiamento e poi c'è un grandissimo bisogno di capitale umano, di investimento e di innovazione su se stessi. L'ultima domanda non me la ricordo. Se vuole rispondere. Io ricordo l'ultima domanda. Io rispondo. Quale tipo di leader è Matteo Renzi? Io rispondo. Questa dimenticanza improvvisa. No, no, c'era un presidente americano, Theodore Roosevelt, ha un'espressione, l'uomo nell'arena, l'uomo nel Colosseo. E lui è come l'uomo nel Colosseo. Theodore Roosevelt ha parlato del crepuscolo grigio e ha detto questo, ha detto, it is far better to dare mighty deeds, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight, a crepuscolo grigio that knows neither victory nor defeat. It's far better to dare mighty deeds, to win glorious triumphs, even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows neither victory nor defeat. So there's some kind of political leaders who just want to keep their jobs and see their faces on the front of your newspapers every day. And there's some people who want to change things. And these are the men in the arena. These are the men in the arena. And that's the kind of leader he is. Quindi diceva che bisogna riuscire ad avere il coraggio di azzardare, bisogna avere il coraggio di azzardare e di provare a saporare il trionfo, anche se questo potrebbe essere a costo di un fallimento, piuttosto che essere degli spiriti poveri che non hanno nessun motivo di godimento o di sofferenza e che quindi decidono di vivere semplicemente in questo crepuscolo grigio e che quindi non conosceranno mai
mai né vittoria né sconfitta. Quindi io credo proprio che ci sono dei leader che vogliono semplicemente attaccarsi al lavoro che hanno e prediligono mantenere il loro volto sui giornali. E poi invece ci sono dei leader come Matteo Renzi che vogliono cambiare le cose e che vogliono essere nell'arena, ed egli è uno di loro. Sì, c'è un po' troppo di questo crepuscolo grigio in Italia, e se vuole cambiare questo deve tentare delle cose that will work and that will fail. Che funzioneranno o che possono fallire. Tutte e due. Serve aggiungere altro? Buon appetito e grazie, vado a rileggere Theodore Roosevelt che sono felicissimo, grazie mille, grazie di cuore. Grazie. Volevo ringraziare ovviamente tutti i presenti, ringraziare Carlo Feltrinelli per questa bellissima opportunità e finire con una piccola cosa che secondo me farà piacere ai presenti. Questa avventura nasce da un'intuizione nata da un ministro cinese che quando facevo un film in Cina 2 anni fa mi ha detto: vi stiamo studiando da anni, perché la vera rivoluzione che farete voi non è una rivoluzione religiosa o politica, ma è una rivoluzione affettiva, perché nella creatività italiana c'è la più grande possibilità di cambiamento, perché nasce da una capacità emozionale che noi stiamo studiando da 50 anni. I pozzi del petrolio sono le emozioni che voi avete dentro. Io penso che in questo libro tutte le cose che sono state fatte in questo paese o in questo teatro, io ho fatto informatica grazie a libri come questo, nasce da un atto d'amore che spero verrà restituito alla nostra comunità. Grazie, grazie per essere con noi, grazie al Presidente. Grazie. No, that was good, that was good. No, thank you. No, niente.